stiamo partendo per l'isola di Saona, Jogo Diggers, seguiteci perché oggi c'è una sorpresa, eh? Vedrete anche dei bellissimi paesaggi, ma una sorpresina a metà giornata. Ci vediamo più avanti nel montaggio video, ciao! Oggi ci troviamo in Repubblica Dominicana ed esattamente stiamo andando da Baia Ibe all'isola di Saona. Siamo alla ricerca di un minerale autoctono, una pectolite che si chiama Larimar. Siamo in una piscina naturale in mezzo all'oceano, praticamente una secca gigante per cercare le stelle marine giganti. Vediamo se ne troviamo qualcuna e poi tra poco andremo sull'isola di Saona e vedremo di trovare un minerale che viene estratto solamente su quest'isola, in Repubblica Dominicana. Naturalmente durante questa gita a tappe ci siamo fermati a cercare stelle marine giganti su una secca e abbiamo anche degustato del buon rum dominicano, detto anche vitamina R. Salute ragazzi! Capiamo insieme però cosa stiamo cercando oggi. E abbiamo avuto la fortuna di trovarci qui e quindi siamo alla ricerca di questo Larimar. È il nome commerciale di una varietà blu di un silicato di pectolite. E praticamente questo colore è dato dalla presenza di rame all'interno del silicato. E dà un colore blu e azzurro bellissimo al minerale. Viene estratto solamente nella miniera di Barahona, è definito come la pietra simbolo della Repubblica Dominicana. I primi visitatori, tra cui Mendez, che prese il nome della figlia minore Larissa e poi la parola spagnola mare, chiamò questa pietra blu, che inizialmente si credeva provenisse effettivamente dal mare, Larimar, una pietra che ha gli stessi colori del Mar dei Caraibi. Inizialmente veniva anche trovata a valle dei fiumi, direttamente in acqua. Poi venne creata la miniera de Los Chupaderos, che attualmente è attiva e dà sostentamento a parecchi minatori. Allora, cos'è sta roba che c'ho in testa? Fino allo squalo. Fino allo squalo, lì dietro c'è la Repubblica Dominicana, lì vabbè, anche lì è Repubblica Dominicana, dietro di me, ma isola di Saona. Dove hanno girato il fare, forse. Dove hanno girato Laguna Blu. E il blu è il colore della giornata, perché, vi spiego perché, andremo a trovare i produttori delle collane dei bracciali di Larimar, che è un silicato che viene estratto solamente in Repubblica Dominicana, di un colore super bellissimo, e vediamo se riusciamo a portarci a casa anche un bel minerale greco. E siamo arrivati nella capitale, l'isola di Saona, ovvero Mano Juan, che è la città dei pescatori. Tutti gli abitanti di questo piccolo villaggio vivono solamente di pesca e dei piccoli cimeli e souvenir che vendono ai turisti. Pensate, l'acqua che bevono devono andarla ad acquistare scambiando il loro pescato con i beni alla Romana, che è la provincia. In questo villaggio sono presenti una scuola, qualche bar, centri di scambio e tanti negozietti per i turisti. Naturalmente camminare sotto questo sole con un'umidità che si avvicina paurosamente al 75% è veramente dura, ma quando come obiettivo hai un minerale grezzo locale. Quindi, mentre tutti i turisti vanno a cercare le collane, gli orecchini, i cimeli di Larimar intagliato o a cabochon, io, alla fine, ho trovato un negozietto con un simpatico ragazzo che mi ha mostrato un Larimar ancora grezzo, solamente tagliato per mostrare lo splendore del minerale al suo interno. In questo campione è possibile vedere come le rocce vulcaniche che eruttarono nel periodo del Miocene, poi sono state riempite con la pectolite. Queste cavità sono state riempite da silicati, con calcio e rame. Ed ecco questa meraviglia, il Larimar,
una pietra semi-preziosa, non troppo dura, siamo intorno al 6 sulla scala Mohs, che una volta intagliata regala fantastiche emozioni.